Buongiorno, sono lo chef Massimo Spallino e sono venuto a presentare gli gnocchi con il burro, lo zucchero e la cannella. Grande classico veneto. La ricetta è per 4 persone, il tempo è circa un'ora e la difficoltà è un piatto facile. Gli ingredienti sono patate 800 g, uova 2, farina 650 g, zucchero 100 g, burro 100 g, polvere di cannella quanto basta, una stecca di cannella. La prima parte della ricetta qual è? Quella di mettere a cuocere le patate. La cosa molto importante della mia buona riuscita dello gnocco è quella di mettere le patate in acqua fredda, poi dopodiché accendere il fuoco. Perché? Perché così la buccia resta intera e non si crepa. Aspettiamo circa mezz'oretta, 40 minuti a seconda della dimensione delle patate, dopodiché andiamo a scolarle e ci prepariamo a pelarle, schiacciarle e poi fare gli gnocchi. Allora, mettiamo le patate qui, quindi prendiamo una ciotola. Molto bene, allora le patate sono pelate, prendiamo una boule pulita e con lo schiacciapatate andiamo a schiacciarle. Molto bene. A questo punto prepariamo un piccolo buchino dove mettere l'uovo per andare a impastare gli gnocchi. Allora, eccoci qua, l'uovo, mettiamo una puntina di sale, mettiamo un cucchiaio di farina e con le mani andiamo ad impastare gli gnocchi. Molto bene, una cosa fondamentale dello gnocco qual è? Quello di impastarli velocemente, perché più li muoviamo tendenzialmente più la patata molla il liquido. Allora, una volta che otteniamo un composto di questo genere, noi siamo pronti a fare gli gnocchi. La prepariamo un attimino così, diamo una forma cilindrica, che così con un coltellino andiamo a fare i pezzetti. Le palline sono pronte, prendiamo la farina, allora infariniamo leggermente il piano di lavoro, in questo modo, e andiamo a dare la forma allo gnocco. Vado a farli di queste dimensioni. Allora andiamo a fare una parte di gnocchi. I nostri gnocchi sono pronti, sono belli, abbastanza asciutti, vedete che si sgranano bene. Allora, gli gnocchi li abbiamo pronti, saliamo l'acqua e andiamo a metterli a cuocere. Sciogliamo il burro. Assieme al burro mettiamo la cannella. Amalgamiamo tutto, il burro e la cannella. Il burro e la cannella sono ben amalgamati, gli gnocchi sono venuti tutti a galla, ci prepariamo ad impiattare. Allora, come procediamo? Scoliamo gli gnocchi usando una schiumarola, li passiamo leggermente nel burro fuso con la cannella e andiamo ad impiattare. Molto bene, mettiamo. È una bella zuccherata. E a questo punto gli gnocchi, burro, zucchero e cannella sono pronti. Buon appetito!